ottava Memorial Carlo Agazzi, tra poco inizierà la conferenza stampa, andremo a presentare quelli che sono i protagonisti di questo appuntamento che ormai motore a 360 gradi, pur essendo una trasmissione format sul mondo dei motori, però sappiamo che il tennis ha un suo motore e stasera andremo a intervistare quelli che sono i personaggi. Naturalmente parleremo all'inizio con Andrea Agazzi, che ha voluto festeggiare e ricordare la memoria del papà Carlo, e poi di Paolo Lorenzi, che è l'ultimo vincitore del trofeo. A tra poco. Allora, appassionati di tennis, parliamo con chi ha dato l'anima per questa edizione del trofeo Agazzi, per ricordare la figura del papà. È Andrea, un campione che ormai si è dedicato alle future leve. Qui a Iseo, il Palaiseo, tantissimi giovani vogliono ripercorrere la tua strada, Andrea. Sì, l'idea di questa manifestazione è essenzialmente quella di promuovere realmente lo sport del tennis, e quale miglior cosa attraverso diciamo manifestazioni di questo tipo. Noi ad Iseo siamo abituati forse troppo bene negli ultimi tempi, nel senso che abbiamo avuto veramente realmente dei grandi campioni. Oggi ce n'è un altro, l'idea è proprio quella di far amare questo sport ai più giovani. Adesso andremo a intervistare Paolo Lorenzi, che proprio nel tuo torneo ha avuto una rinascita, perché due anni fa fu eliminato, l'anno scorso l'ha vinto, quest'anno per problemi di team, perché come tu ben sai, tu giochi per il team di Venezia, sappiamo quanto è importante anche il retro della vetrina nazionale. Sì, quest'anno c'è stato questo piccolo inghippo che però abbiamo piacevolmente risolto, perché le date sono state cambiate. Io e Paolo avevamo già un accordo affinché lui partecipasse anche quest'anno, ma a 20 giorni di distanza ci hanno fregato, nel senso buono, con uno spostamento di data, e quindi lui ormai sicuramente non potrà partecipare al torneo di quest'anno, ma è qui oggi con noi per questa presentazione. Speriamo in grande stile e molto apprezzata. Questo qua è una Formula Rodeo, che è l'unica in Italia che proprio al Palaiseo si gioca. Sì, noi siamo partiti così e continuiamo così. La cosa piace a noi, piace al pubblico, piace ai giocatori, e di conseguenza non vedo per quale motivo variarla. Un albo d'oro importantissimo, Seppi, Lorenzi, Cipolla. Perché mai dire un mai un domani, ragazzi? Chissà mai, no, realmente è veramente un onore per noi aver avuto così tanti campioni qui, e tra l'altro alcuni hanno anche vinto il torneo, quindi speriamo di continuare su questa strada. So che ti aspettano, ti lascio andare, adesso andremo a intervistare chi in maniera concreta, perché tante sono le parole, sì, però gli sponsor sono pochi e bisogna giustamente gratificarli. Sicuramente senza di loro questo torneo è veramente difficile farlo, infatti colgo l'occasione per ringraziare, al di là degli sponsor, veramente le tante persone che collaborano alla realizzazione di questa manifestazione. E anche all'amministrazione comunale di Iseo. Sicuramente sì, loro ci sono e noi ci siamo. Siamo con Paolo Lorenzi, ultimo vincitore di questo Memorial Agazzi, che purtroppo non sarà presente per difendere il titolo, però l'anno scorso ti ha portato fortuna, una stagione veramente fantastica, sei nei primi 40 della top 10 italiana. Cosa dire? Grazie di essere qua. Ma io innanzitutto sono felicissimo di tornare qua, oltre che perché ho vinto l'anno scorso, perché davvero Andrea sta facendo un lavoro incredibile. Ogni anno questa manifestazione ha sempre più prestigio, e poi insomma cercare di promuovere il tennis e star vicino alla gente è quello che dobbiamo fare noi giocatori. L'anno scorso hai giustamente voluto essere presente perché avevi un po' un amaro in bocca di due anni prima. Un Memorial Agazzi che ti porta fortuna. Sì, mi porta sicuramente fortuna, anche l'anno che ho perso subito, diciamo, e poi la stagione è andata molto bene. Io lo dico sempre, sono qui per dare una mano ad Andrea, per cercare di promuovere il tennis in questa zona, e spero che insomma un futuro campione possa nascere proprio qui. Tu non sarai qui perché hai un impegno col tuo team, col tuo tennis di Forte dei Marmi, e grande soddisfazione, sarebbe la ciliegina finale di una stagione esaltante.
Sì, come ho sempre detto, anche la Serie A è un obiettivo, perché comunque vincere un campionato, il massimo campionato italiano non è mai facile. Ancora ci manca l'ultimo passo e speriamo che vada bene. Cosa manca al tennis italiano? Ma al tennis italiano si sta lavorando bene negli ultimi anni. Credo che nel prossimo periodo ci saranno tanti giovani e quindi spero che vada sempre meglio. Programmi 2017? Il programma inizierà come l'anno scorso, inizierò con Doha, poi Sydney e poi sono subito le Australian Open. E poi c'è la trasferta di Coppa Davis contro l'Argentina. Non ti fai mancare nulla dalla vita. Ci mettiamo tutto. La tua signora è contenta? Molto, spero, perché fra 15 giorni mi sposo, quindi speriamo bene. Ecco. Condoglianze. Grazie. Enrico Vezzoli, TET Italia, amico di Andrea Gazzi, sponsor della prima edizione, che stasera ha l'onore e il piacere di racchettare contro Paleggiare contro Lorenzi. Paolo Lorenzi, vabbè, dai, qualche minuto di divertimento, una grande soddisfazione, insomma, palleggiare con il 40 del mondo, nonché il numero 1 d'Italia, più di così non potevo avere. È come la tua azienda, sei il numero 1. Ma no, umiltà, sempre umiltà. Beh, noi vediamo i camion girare in tutta Italia, tutta Europa. Ma insomma, TET, io e i miei soci ci diamo da fare. Allora, ci impegniamo molto per far crescere l'azienda, per dare il massimo della soddisfazione ai nostri clienti, non solo nel classico servizio di consegna, perché facciamo trasporti e quindi prendiamo da punto A e portiamo a punto B, ma cerchiamo di portare in consegna la merce dei nostri clienti con cura, con passione. Ecco, la passione è quello che ci contraddistingue. Però il punto A è sempre il zero. Certo, ci mancherebbe. Un futuro nel tennis? No, un passato nel tennis, ma smisi di giocare troppo giovane, quindi adesso mi diletto nel far finta di essere bravo. Secondo te Lorenzi dove ha il suo punto debole? Nell'attacco di Andrea troverà il suo punto debole, ma lo conosce bene già da ragazzi, sono incontrati più volte, quindi saprà come prevenire il grande Agazzi. Ma non sarà facile per il buon Lorenzi prevalere con facilità su Andrea, che è così forte. Per me ha un gioco poi eccezionale, quindi figuriamoci, forza Agazzi sempre. Ci sono i numeri uni, ma c'è anche gente come l'amico Gavazzi, che è tennista over e che vuole divertirsi e palleggiare con un numero uno. Quello sempre, l'importante è divertirsi. Si fa a qualsiasi età, infatti noi qui in provincia di Brescia abbiamo l'over più anziano campione del mondo, il signor Sala, che ha 90 anni circa e il tennis fa bene, effettivamente fa bene. Quindi continueremo sicuramente a giocare, se il buon Dio vuole e tiene la salute, sicuramente sarà nostro vanto e auspicio continuare. Buon divertimento. Grazie. Non poteva mancare questa edizione il trofeo Agazzi, l'amico Costa, gruppo Volkswagen. Allora, non parliamo di auto, non parliamo di auto, ma parliamo di tennis. Sì. Come mai in divisa? Sono un amatore, quindi mi ha dato l'occasione di poter fare qualche scambio con il numero uno d'Italia e ne ho preso subito la palla al balzo. Tu da anni segui questo torneo fin dalla prima edizione? Esattamente, sì. È stato sempre un crescendo, veramente, sia di pubblico che di appartenenza. E siamo veramente contenti tutti. Buon divertimento. Grazie. Voi sapete che i tennisti viaggiano nel mondo e Avenia Marco ha un'importante agenzia di viaggi ed è sponsor di questo trofeo Agazzi. È un'emozione incredibile innanzitutto essere qui. Volevo ringraziare Andrea, il Paleiseo, che ci ha dato questa opportunità. E poi sì, il tennis è viaggiare. Noi siamo a Cortefranca a Timoline e per quest'altra edizione abbiamo sponsorizzato questo evento e siamo veramente contenti di essere qui. Poi palleggiare con il numero uno d'Italia non è da tutti i giorni. Beh, palleggiare con il numero uno d'Italia ti fa venire un po' il braccino, onestamente, però l'emozione è bellissima. Poi è veramente un onore avere questa opportunità e, come detto prima, ancora grazie al Paleiseo che ha organizzato questo bellissimo evento. Ma tu sai che senza gli sponsor questo evento non può essere, grazie anche a te. grazie, è troppo gentile. Con l'amico Poletti chiediamo dal giornale di Brescia, chiediamo questa formula che appassiona, perché tanti nomi sono stati nell'albo d'oro di questo trofeo Agazzi, anche se è una formula rodeo, è una formula atipica, però dà la possibilità di vedere da vicino con Lorenzi numero 1 in Italia, numero 40 nel range mondiale,
qual è veramente il tennis. Abbiamo visto anche Seppi. Secondo me Rodeo è l'unico torneo che fanno in Italia, perché un esperimento che Gavazzi ha messo in piedi qui a Iseo io non l'ho visto da nessuna parte. E naturalmente tutte queste manifestazioni sono propaganda per il tennis, e speriamo che anche i giovani riescono a imitare questi grandi, perché purtroppo il tennis bresciano è fermo ancora agli Agazzi, ai Pedrini, ai Brizzi, tutta gente che ha 30 anni, giovanissimi, per adesso li aspettiamo. Beh, qui finisce la prima giornata di esibizione tra Paolo e Andrea. Oh, a parte quello che tu sei il numero 40 nel mondo, sei il primo in Italia, però devo dire che questo vecchietto qua ti ha messo lì. Non è che lui è un anno più di me, sì, quindi. Lo so. Ecco. Però mentre lui giocava la palla con facilità, tu dovevi tirare fuori tutto quello che avevi. Complimenti Andrea, perché hai giocato veramente bene. Due, tre parole: è un altro livello. Cioè, lui con una facilità estrema la palla scorre ed è molto pesante. Io ho fatto quello che ho potuto, ma spero che gli appassionati abbiano apprezzato la presenza sua qua oggi al Paleseo, perché è stata una cosa secondo me eccezionale. Sicuramente, una mia curiosità: vedevo che quando facevi cambio palla prendevi tre palle, poi le scartavi due e sceglievi a rotazione. C'è quella che ti andava dentro, le altre due superstizione, qualcosa di che ti viene fuori naturale, una curiosità mia. No, ormai è un'abitudine, però si tende a servire con la palla più veloce, quindi delle tre guardi qual è la più nuova e cerchi di usare quella. Io devo dire ad Andrea che secondo me farebbe bene a giocare ancora qualche anno nel circuito, potrebbe sempre riprendere. Ti dico una cosa, che dietro le quinte Andrea mi ha detto: se va avanti così Paolo 4-5 anni e quei livelli qua rimane, perché te lo meriti, perché sei un giocatore umile, intelligente, e poi la semplicità è forse la base del gioco. Beh, lui fa sembrare facili le cose difficili, quindi la qualità dei grandi giocatori è questa, quindi lui adesso penso che l'ha acquisita e la vuole mantenere. Ti posso dire che dopo una partita del genere vado a casa, straccio tutto, butto via tutto. No, perché? Anzi, uno dovrebbe venire voglia di giocare, speriamo almeno. Va bene. Ci vediamo alla prossima edizione 2017, speriamo che tu vinca il campionato con la tua società e di essere presente qua a Iseo, perché lo meriti. Molto volentieri, al prossimo anno. Mi dispiace per tua moglie, condoglianze. Con l'amico Vialli, leader in questa manifestazione, presentatore, e tra l'altro complimenti per l'ultima edizione, hai fatto veramente una coreografia fantastica. Quest'anno cosa proporrai per questa edizione del Trofeo Gazzi? Ma intanto ti ringrazio dei complimenti. Il leader è Andrea Gazzi e Margherita, che veramente mettono in piedi una grandissima manifestazione. Io metto un evento nel loro evento, che è il racconto della storia di Paolo Lorenzi e tutto quello che è accaduto da quando è nato ai giorni nostri, non solo tennisticamente parlando, in una serata che si intitola Sport Live Club, storie di vita e grandi imprese, dove appunto racconteremo la sua storia e alla fine della sua storia apriremo ufficialmente l'ottavo Memorial Carlo Agazzi. Quest'anno affiancheremo alla storia di Paolo Lorenzi la band tributo ufficiale di Gianni Morandi. Sono due personaggi, Morandi e Lorenzi, che hanno uno il doppio dell'età dell'altro, però ci sono delle cose parallele che si toccano nella storia professionale e umana dei due diciamo così protagonisti della serata, quindi racconteremo andando in parallelo con questi due personaggi. Allora, ottavo Memorial Carlo Agazzi, abbiamo intervistato Paolo Lorenzi, che purtroppo per impegni col suo tennis di Forte di Marmi non poteva essere presente alla finale, però non è mancato, come avete visto in interviste. Allora Andrea, tutto bene, un tabellone che addirittura parla tedesco. Sì, devo dire che quest'anno siamo riusciti a dare un tocco ulteriore di internazionalità alla manifestazione, e sarà presente sui nostri campi Florian Mayer, un giocatore veramente di altissimo livello. Siamo veramente oltre che contenti ma anche onorati di poter avere un giocatore di questo tipo che è abitualmente sui campi più importanti di tutto il mondo. Florian Mayer è attualmente alla posizione numero 50 del mondo, ha raggiunto la 18ª posizione e ha nel suo palmarès delle vittorie veramente importanti.
ha vinto poco meno di un anno e mezzo fa contro Andy Murray, che adesso è il numero uno del mondo, ha vinto con Nadal, ha vinto con Ferrer, quest'anno ha vinto l'ATP 500 di Halle, battendo in finale Thiem, che è il numero 8 del mondo. Un giocatore veramente, veramente, veramente importante. A questo punto Becker è libero come assistant coach, lo puoi prendere? No, beh, sicuramente ha trovato altre situazioni ancora più invoglianti di quelle che aveva con Djokovic. Però, insomma, siamo veramente contenti per il campo di partecipazione di quest'anno. Oltre a Florian Mayer ci sarà Federico Gaio, che è uno dei nostri giovani italiani con maggior prospetto, è posizionato intorno alla 175esima posizione del ranking. 16 anni? 16 anni? No, 16 no, 16 no. Ormai l'arrivo nel tennis di alto livello nel tennis si è un po' protratto, ne ha 23, quindi è ancora in piena corsa per entrare nell'elite del tennis mondiale. Siamo arrivati alla giornata clou di questa 8ª edizione Memorial Carlo Agassi. Alle nostre spalle c'è la prima semifinale, chi sono? Allora, sono Federico Gaio, classificato 1.14 in Italia e 165 nell'ultima classifica ATP. Contro abbiamo Donadio, che è un 2-1 in crescita, molto buono, e vediamo come si comporta, 470 ATP. L'altra semifinale? L'altra semifinale segue tra i due stranieri, Mayer, Florian Mayer, 50 ATP, e Celibic, che è ormai un trapiantato a Bergamo da diversi anni, tesserato per Romano di Lombardia, e 570 ATP. A questo punto lo spettacolo è assicurato? Senso proprio di sì. Giudice di sedia Romano Grillotti, è un giudice serie internazionale che poi stasera ci aiuterà anche nelle interviste con i Deutschland. A Florian Mayer. Allora, ormai tu sei un punto di riferimento per questo trofeo Agassi, Carlo Agassi, hai fatto tutte le edizioni, chi meglio di te può dare una panoramica di questo appuntamento internazionale? No, io, come ho già avuto modo di dire altre volte, sono stato un po' dappertutto. I tornei sono molto diversi fra di loro, come locazione, come giocatori, partecipazione. Però qui a Iseo penso che si respiri un'aria un po' particolare. È un torneo gestito in maniera esemplare da Andrea e tutti i suoi familiari. E ripeto, l'importante è l'atmosfera. L'atmosfera è molto originale, molto raccolta, e che fa molto piacere a tutti quelli che vengono a partecipare, a vedere e a divertirsi in queste giornate di tennis veramente di buon livello. Dietro le quinte di questa 8ª edizione del Trofeo Memoria Agassi ci sono tanti personaggi. Maurizio Capra, so che lui non vuole parlare, però vuole mandare un ringraziamento a chi? Complimenti ad Andrea e a Margherita per l'organizzazione splendida e per lo spettacolo. Questo è uno dei punti di riferimento importanti che ci sono a Brescia. Gli appassionati come noi di tennis non possono non venire a vederlo. Bravo Andrea, brava Margherita. E anche bravo Maurizio Capra. Ti lascio al tuo divertimento, perché poi è la finale di quanto avete fatto per fare un appuntamento così importante come il trofeo Agassi, Carlo Agassi, 8ª edizione. Grazie mille, alla prossima. Ci siamo spostati fuori per non disturbare. Allora Enrico, come abbiamo detto prima, ti sei divertito con Paolo Lorenzi. Qual è la differenza quando un appassionato, un gentleman, si deve scontrare con i professionisti? La differenza, non c'è il paragone, proprio non c'è paragone. Anche quando loro cercano di farci giocare, di farci palleggiare, a noi risulta improbabile riuscire a stare in campo, hanno un effetto di palla, hanno una palla così profonda a ridosso della riga di fondo campo che ci risulta davvero difficile poter controbattere, anzi è impossibile, però è una soddisfazione provarci. Ma è una questione di velocità, questione di tecnica? Tecnica e proprio utilizzo del colpo in maniera tale che dia il problema dopo il rimbalzo sul campo dell'avversario, almeno così spiega il grande maestro Agassi, poi magari non è proprio così.
Non è tanta la differenza nella tua attività della CST, perché trasporti internazionali vuol dire essere... E poi non è facile rimanere in Italia e fare un Made in Italy bresciano con la concorrenza mondiale. No. Bah, allora, l'anno scorso ti dissi che effettivamente stiamo sempre di più agendo per incrementare quello che è la nostra potenzialità sul trasporto internazionale, anche se nasciamo come Trasporti Italia, la casa madre TET Italia da 25 anni, tanto è il 25esimo quest'anno di Italia e il 20esimo di CST, quindi proprio celebriamo le due aziende nostre. E, con 20 e 25 anni, durante i quali siamo riusciti non solo a crescere ma anche ad implementare un certo tipo di servizi dettati in chiave moderna. Vi parlavo l'anno scorso della logistica, abbiamo quest'anno consolidato della clientela importante, abbiamo per loro gestito la terziarizzazione dei loro magazzini, facciamo noi quello che facevano i loro magazzini, allestiamo quindi le spedizioni e inoltriamo destino non solo in Italia ma anche in tutto il resto d'Europa e del mondo. Quindi il 2017 roseo? Le premesse ci sono perché si possa far bene anche per il 2017, noi ci proveremo come di nostra consuetudine e speriamo di poter ottenere ancora dei risultati positivi come lo sono stati per il 2016. Tutti gli anni ti dico, ed è già da sempre, perché a parte la prima edizione che ci sfuggì per un non nulla, fu Andrea a non coinvolgersi perché voleva far tutto da solo, ma dalla seconda ci siamo stati e come ti dico sempre tutti gli anni, e vedo che porta fortuna ed è di buon auspicio, speriamo di esserci sempre. Da qui in avanti, quando Andrea organizzerà questo trofeo, ci piacerebbe sempre comunque intitolarlo alla nostra azienda CST. Ti posso dire che anche motori porta fortuna. Va bene, va bene, va bene. Un bel connubio. Ma penso di sì, perché anche la vostra presenza, la tua presenza ha sempre portato non solo fortuna ma ha portato anche un impatto d'immagine utilissimo anche a noi sponsor, e questo è molto importante. Grazie anche ai miei colleghi come Mario Del Buono, che ama il tennis e si sacrifica, lui si sacrifica. Noi adesso andiamo a mangiare. Perfetto, vengo anch'io. Lo conosco da tanto tempo e l'avversario l'ho visto solo una volta. Ti aspettavi di avere un avversario così difficile da battere? No, because I saw him this morning and he was playing okay, not so fast, but okay, he had nothing to lose against me. Same situation when I play maybe against Murray or Federer. I know it's, if you have nothing to lose, you can play much better. And yeah, he played a perfect match today and hitting so hard, serving unbelievable. And I didn't play bad, but I mean, he was unbelievable. And that's it, yeah. Ha detto che l'ho visto giocare stamattina, l'ho visto giocare abbastanza normalmente, ma oggi pomeriggio si è trovato di fronte un avversario completamente diverso. Probabilmente dovendo giocare con un avversario con un ranking superiore, si gioca propriamente a braccio libero, come se dovesse lui giocare con Nadal o Federer, giocherebbe in un modo completamente diverso. Cosa pensi di questo evento? No, I think it's very good, but of course my opponent today had an advantage to play one more match. For me it was the first match, and I mean the surface I couldn't find on any ATP event, so it was very fast and yeah, was not easy for me. Thank you very much Florian. Ha detto che anche oggi lui ha cercato di giocare, di fare del suo meglio, ha trovato un avversario che ha giocato molto bene, la superficie è una superficie che non si trova nei circuiti ATP, lo score è uno score molto ridotto. Pertanto congratulazioni al suo avversario, perché oggi ha dimostrato di giocare meglio di lui. Il giudice arbitro
nonché organizzatore sin dalla prima edizione, ideatore insieme ad Andrea Gazzi di questo Memoria, Paolo Fedele. E l'organizzatore Andrea Gazzi. Ringraziamento anche a Margherita, che ha coadiuvato l'organizzazione. I finalisti dell'ottava edizione di Coppolica Montenegro, un titolo chiuso di $10,000 acquistato nel 2015. Best ranking 494 della classifica ATP. Gioca la Coppa Davis con il Montenegro, attualmente numero 575 della classifica mondiale. Signore e signori, Ljubomir Celebis! Il secondo finalista, un italiano di Faenza, si allena a Tirrenia, giovane di belle speranze. Ha vinto quest'anno due challenger a San Benedetto del Tronto e la Biega, 2016 per lui, anno di grazia. Best ranking nel singolo numero 158 al mondo. Attualmente occupa la posizione 175 della classifica ATP. Il Paleseo saluta l'altro finalista, Federico Gaio! Buonasera a tutti, ha inizio la finale di questo ottavo Memorial Carlo Agazzi. Arbitra il match Romano Grillotti, come ormai per la terza edizione consecutiva. Prima partita alla Federico Gaio. Federico Gaio comincia a servire. In rete la prima di servizio. Molto basso questo rovescio di Gaio che termina in rete. 0-15. Doppio errore per Gaio. 0-30. Partito un po' in salita questo game per Gaio. Vediamo se riesce a recuperare. È fuori anche la prima di servizio. Secondo doppio fallo consecutivo per Gaio. Comincia ad handicap questo game per Gaio, che va a sinistra a servire sullo 0-40. Ora però sfodera un ace da sinistra, 15-40. Game in salita, difficile da recuperare, ma Gaio ci prova. Sbaglia questa volée di rovescio che rimane sul nastro. Si comincia con il primo break del match. Celebic, Montenegrino, 565 in classifica ATP. Disputa anche la Coppa Davis per il Montenegro. Da anni comunque è seguito dal maestro Matteo Galli presso il Tennis Mongodi di Cividino, provincia di Bergamo.
è tesserato però per il TC Romano di Lombardia. Molto bello questo rovescio di Celibic. 15-0. Non passa la prima di servizio di Celibic. Pari, ottimo questo punto di Gaio. Sbaglia questo attacco di diritto Celibic. Però questo servizio di uscire gli permette di riequilibrare la parità. 30 pari. Essendo Mancino il servizio da sinistra ad uscire è molto molto insidioso. Ottimo, ottimo ancora anche questo attacco incrociato di rovescio. 40-30 Celibic. Ottimo servizio, chiuso da un'ottima volée che è sceso a rete. 2-0 Celibic. Grande inizio per lui. Che dimostra quindi che non è qui certo per scherzare. È lungo la prima di servizio di Gaio. Ennesimo doppio fallo di Gaio di questo match. Ricordo che è già il terzo. 0-15. Sbaglia il rovescio ancora Gaio. 0-30. Ottimo questo passante incrociato di diritto di Celibic, che si aggiudica ancora questo punto e va a sinistra a ricevere sullo 40-0 per lui, con 4 possibilità di passare addirittura sul 3-0 in questo primo set. Sbaglia ancora Gaio di rovescio, strappa il servizio a Gaio, Celibic a 0. E si porta a condurre per 3-0. Poi, dopo il cambio, andrà a servire per chiudere già la prima partita. 2 break subito per lui. Si riprende a giocare. 3-0 Celibic che serve. Non passa la prima. Termina sul nastro. Sbaglia ancora di diritto questa volta Gaio. 15-0 Celibic, che sta veramente dominando questa finale per il momento. È fuori di poco questa prima di servizio centrale di Celibic. Ottimo, ottimo ancora questo diritto incrociato. Ottima risposta di Gaio nelle gambe di Celibic, che fa fatica a rispondere, infatti mette in rete 30-15. Ottimo questo servizio sempre da sinistra del Mancino Celibic, che risponde molto basso ed esterno. Gaio fatica a rispondere. È fuori ancora questo punto di Gaio, che senza accorgersi in pochi minuti si trova già sotto di un set. 4-0 Celibic. Gaio va a servire. Fuori la prima di servizio.
Sbaglia ancora di diritto Gaio. 0-15. Inizio in salita anche per questo secondo set per Gaio. Questa volta serve bene, non riesce a rispondere Celibic che mette la risposta lunga. 15 pari. Nastro e poi fuori, quindi solo seconda di servizio per Gaio. Però servono un'ottima seconda Gaio. Celibic mette il diritto lungo. Serve molto bene da sinistra Gaio, 40-15. Fuori la prima di servizio. Risponde in rete di rovescio Celibic e si aggiudica il primo game di questa finale Gaio. Dopo il cambio sarà Celibic che andrà a servire per riportarsi in parità. Vediamo se servirà ancora bene Celibic come è successo nel primo set. Ottimo scambio il migliore di questa finale, chiuso da Gaio a rete con un'ottima volée di diritto. Ottimo questo rovescio che prende in contropiede Gaio da parte di Celibic, 15 pari. Serve ancora bene da destra Celibic, si porta ora in vantaggio in questo secondo game del secondo set, 30-15 per lui. Ancora molto bello questo diritto di Celibic, 40-15, che costringe all'errore Gaio di rovescio. Allunga la prima di servizio Celibic. Fuori questo diritto di Celibic incrociato. 40-30, però ancora due chance sul suo servizio per Celibic per mantenere la propria battuta. Ricordiamo che nel rodeo abbiamo appunto il punto secco su 40 pari. Ottimo, ottimo questo rovescio da parte di Celibic. Non riesce a intervenire Gaio, si aggiudica il proprio servizio Celibic, si riporta in parità, 1 pari. E ora andrà Gaio a servizio. Buono la prima in servizio di Gaio. Risponde lungo Celibic di diritto. 15-0 Gaio. Non passa la prima, si ferma sul nastro per Gaio. Bellissima, bellissima questa volée di Gaio che è sceso a rete con un ottimo attacco di diritto. 30-0 Gaio. Fuori la prima di servizio di Gaio. Seconda di servizio da destra. Lungo, è lungo questo rovescio di Celibic,
40-0 Gaio. Lunghissima questa prima in servizio di Gaio. Che loro prende anche sulla seconda, prende il nastro e termina fuori. Risponde però benissimo sulla riga Celibic, che sportivamente si scusa con Gaio. 40-30. Molto bella questa volée di rovescio di Gaio, che si aggiudica il gioco, è in vantaggio per 2-1 in questo secondo set. Celibic andrà a servire alla ripresa del gioco. Ricordiamo che non ha ancora perso il servizio in questo match. C'è il bici al servizio. Rovescio in rete di Gaio, 15-0 c'è il bici. Sbaglia questo rovescio a due mani Celibic, che si era aperto bene il campo, però lo mette in corridoio. 15 pari. Lo serve molto bene, recupera adesso con questo attacco di rovescio a due mani. 30-15 Celibic. Nette primo servizio per Celibic da sinistra. Ottima la risposta al servizio di Gaio, che Celibic aveva seguito a rete il suo servizio. Gaio infilza. 30 pari. Molto bello questo passante di rovescio incrociato di Celibic. Aveva attaccato bene Gaio con una palla molto bassa, però è stato passato lo stesso. 40-30, Celibic va al servizio per pareggiare la situazione in questo terzo set. Da sinistra il suo lato preferito, ricordiamo, essendo mancino. Risponde però Gaio molto 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 bene a questo servizio, risposta molto profonda nell'angolo, punto secco ricordiamo. Lungo, è lungo questo rovescio di Celibic, è netta e lunga. Doppio fallo di nuovo. È il quinto per Gaio, che va a servire da sinistra sul 30-15. Bellissimo, bellissimo scambio, molto bravo Celibic, che con una volée alta di rovescio appena appoggiata si aggiudica il punto con questa volée di rovescio incrociata. È un punto molto 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 importante questo, punto forse decisivo del match. 30 pari. No, fuori questo, è fuori questo diritto di Gaio. 30-40. E fuori questo rovescio di Gaio. Riperde il servizio Gaio, non succedeva dal primo set. Recupera il break Celibic.
tre giochi a due Gaio, però dopo la ripresa del gioco, dopo il cambio campo, sarà Celibec a servire. Game molto molto importante e decisivo per questa finale. È lunga la prima di servizio di Celibec. Lunga anche la seconda palla di servizio di Celibec, che comincia con un doppio fallo, 0-15. Adesso vediamo se col servizio da sinistra riesce a rimediare. Serve molto molto bene, scende a rete, ma splendido il passante di rovescio incrociato di Gaio, che si porta avanti 30-0 in questo sesto game del terzo set. Sul nastro la prima di servizio Celibec, ma non passa. Ottima volée di rovescio sulla rete proprio di Celibec, che si aggiudica il punto 15-30. Serve molto bene Celibec all'incrocio delle righe. Non riesce Gaio a rispondere, la sua risposta termina in rete. 30 pari. Ha risollevato l'andamento di questo game Celibec con questi due punti. È lungo questo rovescio in affanno. Buona. Ottimo questo punto di salvato proprio in extremis da Gaio. 40 pari. Match. E termina fuori purtroppo questa volée di diritto di Celibec. Gaio si aggiudica questa ottava edizione del Memorial Carlo Agazzi e per il quinto anno consecutivo è un giocatore di prima categoria italiano che si aggiudica il Memorial Agazzi dopo due edizioni di Cipolla, un'edizione di Lorenzi e prima una di Seppi. Adesso è Federico Gaio ad aggiudicarselo. Appena terminata la finale, siamo con il secondo classificato Ljubicic, che è prima edizione a questo Memorial Agazzi per lui, però complimenti, ti sei comportato molto bene, soprattutto per l'ottima semifinale. Finale peccato, c'eri quasi. Prima cosa voglio ringraziare Andrea per questo bellissimo torneo, per l'invito. Mi sono trovato molto bene, peccato per la finale perché sono partito molto bene, però complimenti a Federico perché se l'ha meritato lui, perché ha giocato meglio secondo e terzo set. Ci fa molto piacere che tu sia venuto, speriamo che tu possa tornare anche l'anno prossimo. E purtroppo è la formula, come vedi, con questa formula così breve, appena ti sbagli due palline purtroppo rischi di perdere la finale. Sicuramente questo campo è abbastanza rapido e soprattutto bisogna stare attenti sul proprio servizio, perché non è facile, una volta che vai sotto di un break non è facile di recuperare. Sono andato sotto di un break al terzo set, sono riuscito a recuperare, però alla fine lui è stato più bravo e punti più importanti li ha giocati molto meglio lui. Siamo col vincitore di questo ottavo Memorial Carlo Agazzi. Per il quinto anno consecutivo è un giocatore di prima categoria che si aggiudica questo Memorial Agazzi, a testimonianza che è un bel torneo, un torneo di alto livello. Lo ringrazio molto per la presenza, speriamo di averlo l'anno prossimo. Ottima finale direi. Hai giocato molto bene, sì. Lui era partito bene all'inizio, però tu ti sei difeso poi. Sì, sì, decisamente, lui ha giocato un'ottima partita, è iniziato molto bene, io ho fatto un po' fatica con, essendo mancino, a trovare un po' il ritmo, però dopo sono riuscito ad alzare il mio livello di gioco e sono molto contento di questa finale e appunto di come è andato tutto il torneo, perché l'ottavo
Memorial Carlo Agazzi è sempre più forte come tutti gli anni, sempre nomi importanti, e sono molto contento appunto di essere arrivato in fondo e appunto anche averlo vinto. Ci fa piacere infatti che dopo i nomi di Cipolla, di Seppi, di Lorenzi ci sia anche quello di Gaio. Assolutamente, a me fa molto più che piacere, quindi vi ringrazio. In bocca al lupo per il 2017 e ti aspettiamo l'anno prossimo. Assolutamente sì, crepi il lupo e grazie a tutti ancora. Al penultimo atto finale noi volevamo ringraziare Paolo Federe che ci ha fatto veramente... sei stato un protagonista con i giocatori perché bellissima finale, un tuo commento super partner, poi ti sentiremo giovedì sera nella tua diretta della finale. Ti è piaciuta? Molto bella la finale, sì, molto equilibrata. Prima era in vantaggio il montenegrino, poi però l'italiano si è difeso bene. Sinceramente siamo contenti che per il quinto anno consecutivo c'è un prima categoria nell'Albo d'Oro del Memorial Agazzi. E si vede che questa formula rodeo è una mazza grande, gli outsider riescono a avere il loro momento di felicità e di bellezza. Peccato per Maier appunto, perché pensavamo che potesse arrivare in finale, però personalmente mi fa molto piacere che sia un italiano a vincere di nuovo il Memorial. 2017 dietro l'angolo. Eh sì, dietro l'angolo, infatti finita questa edizione bisogna subito cominciare a lavorare già per la prossima. Bene, siamo arrivati all'ultimo atto finale, abbiamo preso il volo, Andrea. No, devo dire che è stata veramente una finale, veramente di altissimo livello. Però Gaio, che era il giocatore sulla carta favorito, ha dovuto veramente tirar fuori le unghie per portare a casa questa partita, perché oggi Celebic ha giocato veramente da giocatore primi 100 del mondo. E Maier me l'ha detto. E sei contento che nell'Albo d'Oro del trofeo Agazzi, c'è Carlo Agazzi, c'è ancora un altro primatore italiano? Sì, è chiaro, avere anche un tocco di internazionalità come Albo d'Oro non sarebbe stato male, però già avere due giocatori quest'anno stranieri negli atti finali del torneo è motivo veramente di orgoglio e di capire che dobbiamo proseguire su questa strada, anzi prenderla ancora migliore. Complimenti a tutto il tuo staff, l'abbiamo fatto anche a Paolo Federico, che è stato veramente un protagonista in questo appuntamento. Noi ci mettiamo sempre il massimo e alla base di tutto c'è la passione mia, della mia famiglia, ma di tantissime altre persone che ogni anno aumentano, e io devo solamente ringraziare tutte queste persone che ci supportano nell'organizzazione di questa, secondo me, difficile manifestazione, almeno non è facile. Poi sai cosa abbiamo sentito in mezzo al pubblico? Che non è facile vedere i campioni che si fermano, fanno gli autografi ai bambini, cioè è un momento sì di tennis ma anche un momento sociale. Ecco, la filosofia nostra del torneo è quello di avere possibilmente non solo degli ottimi giocatori ma anche dei buoni esempi. Fino adesso ci siamo riusciti, speriamo di continuare. 2017 dietro l'angolo, sei già pronto? Domani, dai, domani. Bene, sulle parole di Andrea Agazzi finisce questo appuntamento, l'ottava edizione, trofeo Carlo Agazzi. Naturalmente non possiamo non dimenticarci di Margherita. Come dimenticarci di Margherita? Margherita, non ci sono parole per descriverla, oltre ad essere mia moglie è anche molto coinvolta in questo torneo, e senza di lei non riusciremo sicuramente a fare tutto questo. E adesso in casa avrai anche un bersagliere in più. Vittorio sembra sia destinato a quello.